obiettivi sono migliorare sempre di più la qualità degli espositori e la qualità dei progetti, dei progetti esterni e delle offerte che noi diamo sia al pubblico che agli stessi espositori. Ragioniamo anno per anno in questo triennio che ci aspetta, considerando questo, le differenze rispetto al passato. Sono due le sezioni nuove più una serie di progetti interni ed esterni alla fiera che non erano mai stati realizzati prima. Sono oltre 50 le gallerie internazionali e molte di queste sono la prima edizione non solo di MiArt ma anche di una fiera in Italia e sono molte sono anche molto giovani, così come giovane il team di lavoro che da quest'anno ha preso in mano la direzione della fiera. Milano ha sempre avuto un ruolo decisamente importante nel sistema dell'arte contemporanea e anche nell'arte attualmente moderna. È vero che altre città sono cresciute molto di più negli ultimi anni, è anche vero che il fatto che ci sia l'Expo, il fatto che ci siano talmente tante iniziative private, le fondazioni e che il design sia così forte in città e ci siano sempre di più sovrapposizioni tra l'arte e il design, la rende molto attraente, molto appealing per tantissima gente. Sicuramente la sezione testimonia molto del linguaggio del design contemporaneo e della design arte contemporanea, molto più che degli aspetti moderni legati al design. Infatti diciamo che c'è una maggiore presenza di gallerie contemporanee e che testimoniano anche molto come il designer torni a essere un artefice dei suoi pezzi, quindi questo nuovo ritorno al savoir-faire manuale che sia nella tecnologia che nel savoir-faire pratico. Questa fiera testimonia l'unione sicuramente tra quanto l'arte guarda il design e quanto invece i designer guardano l'arte in questo periodo. È stata molto importante come testimonianza anche territoriale rispetto alla città di Milano, anche vista la vicinanza col Salone del Mobile. La scelta delle gallerie che abbiamo voluto fare voleva essere quella di essere rappresentative nella tipologia delle gallerie, sicuramente, e rispetto anche a quello che è il design per la città di Milano, quindi sicuramente molto diverso da altre fiere internazionali in cui hanno presenze di gallerie molto diverse di design. Avevamo bisogno che ci fossero delle presenze importanti che dessero un segnale molto forte e anche di posizionamento, di fiducia anche in questo progetto. Delle gallerie internazionali come Karwan, Galgaon, Tel Aviv, quindi Beirut, BSL a Parigi sono sicuramente un segno per noi importante su cui poi abbiamo lottato molto per avere queste gallerie, anche perché ognuno di loro poi andrà nei prossimi 2 anni, perché il progetto non si ferma qua, quindi è il primo di 3 anni, a alimentare, speriamo, una crescita forte della sezione in design. Milano è sicuramente città industriale ma anche città d'arte e quindi la capacità di proporre con una manifestazione come MiArt di arte moderna e contemporanea ai visitatori, ai cittadini, a quegli espositori che hanno voluto essere qua ma anche a quelli che verranno settimana prossima al Salone del Mobile, possiamo dire che è un'ulteriore prova, un'ulteriore capacità di Fiera Milano di mettere insieme le eccellenze che questa città può proporre. È una fiera diversa dalle altre, una fiera dove il ritorno economico può anche non esserci, ma è la nostra capacità di fare il sistema che vuole aiutare la cultura e l'arte a essere presente anche a Milano
e coniugare la milanesità del saper fare, del voler fare, alla creatività che questi artisti sono capaci di esprimere.